in preparazione a quella che è la festa della Vergine del Monte Carmelo. Diciamo insieme: il pericolo più grande per l'anima nostra, bisognevole di maggior aiuto, è il più puro di morte. Quanto consolante la nostra promessa a chi porta devotamente il vostro santo abito di essere sempre vicino, quale tenera madre, nel momento estremo della loro vita. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Cantiamo dalla seconda strofa del canto. Della Madre del Carmelo siamo i figli prediletti, a lei diamo i nostri affetti e di pace. Se durante la nostra vita ci avete donato il vostro santo abito perché fossimo più riparati da dura attesa, tanto più dovremo sperare, noi tuoi devoti, nella tua potente protezione nel pericoloso passo dalla morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. O Regina del Carmelo, siamo figli del tuo amore, ci conforti. Santo scapolare. È veramente bello vedere tanti devoti del Carmine in questo tremendo passo. Grati del tanto dono, morirestene in pace. Vergine amorosissima, fate che siamo sempre costanti nell'amarvi e servirvi, perché possiamo meritare di morire di una morte così bella. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Regina e decoro del Carmelo, ecco, ci prepariamo alla Santa Messa con il canto d'ingresso. Virgin Santa Dio.
del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Diamo il nostro benvenuto a Don Vincenzo Annicchiarico, un sacerdote di quella che è la nostra diocesi di Taranto. Svolge il suo servizio umile in quella che è soprattutto l'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Giovanni Paolo II, se non anche è stato anche già direttore dell'ufficio scuola a livello nazionale e anche poi a livello diocesano, e anche continua a servire quella che poi nel ministero pastorale la parrocchia del Sacro Cuore in Statte, quindi in quelli che sono i suoi impegni, soprattutto potremmo dire di formazione, nei confronti di coloro che si accostano a quello che è l'insegnamento della religione cattolica, ma anche a tutti coloro che vogliono approfondire attraverso lo studio quella che è la fede. Quindi grazie Don Vincenzo per aver accolto questo invito e per poter condividere insieme con noi questi ultimi 3 giorni in preparazione a quella che è la festa della Madonna del Carmine. Grazie Don Francesco per l'invito, per me è un onore celebrare la Santa Messa, così vi dico, io sono stato battezzato proprio nella parrocchia del Carmine a Grottaglie, quindi capite bene che c'è un legame forte con la devozione alla Madonna del Carmine e poi portare con sé sempre l'abitino in sacrestia, io poi l'ho anche mostrato, no? Ognuno di noi c'ha un piccolo abitino che porta sempre, no? Diciamo con sé, no? Questo è quello portatile, no? Nel senso che possiamo portarlo sempre con noi per indicare la devozione alla Vergine Maria e quindi il cammino che ci mostra la Vergine Maria. In questi ultimi 3 giorni, no, della novena, ecco, davvero vogliamo guardare alla Vergine Maria non solo come la nostra protettrice, ma anche come colei che ci indica la via per seguire il Signore, per vivere il Vangelo di Gesù Cristo. Quindi veramente grazie per questa opportunità. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Assisti i tuoi fedeli, Signore, nel cammino della vita, e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, nostra Madre Regina, fa che giungiamo felicemente alla Santa Montagna Cristo Gesù, nostro Signore, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni, udendo la voce del Signore dal mezzo del roveto, Mosè disse a Dio: «Ecco,
io vado dagli Israeliti e dico loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. Mi diranno: qual è il suo nome? E io che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. E aggiunse: così dirai agli Israeliti: io sono mi ha mandato a voi. Dio disse ancora a Mosè: dirai agli Israeliti: il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre. Questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione. Va, riunisci gli anziani di Israele e di loro: il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, mi è apparso per dirmi: sono venuto a visitarvi e vedere ciò che viene fatto a voi in Egitto. E ho detto: vi farò salire dall'umiliazione dell'Egitto verso la terra del Cananeo, dell'Ittita, dell'Amorreo, del Perizzita, dell'Eveo e del Gebuseo, verso una terra dove scorrono latte e miele. Essi ascolteranno la tua voce, e tu e gli anziani di Israele andrete dal re d'Egitto e gli direte: il Signore, Dio degli ebrei, si è presentato a noi. Ci sia permesso di andare nel deserto a 3 giorni di cammino per fare un sacrificio al Signore nostro Dio. Io so che il re d'Egitto non vi permetterà di partire se non con l'intervento di una mano forte. Stenderò dunque la mano e colpirò l'Egitto con tutti i prodigi che opererò in mezzo ad esso. Dopodiché egli vi lascerà andare. Parola di Dio. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. Si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per 1000 generazioni, dell'alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento a Isacco. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. Dio rese molto fecondo il suo popolo, lo rese più forte dei suoi oppressori. Cambiò il loro cuore perché odiassero il suo popolo e agissero con inganno contro i suoi servi. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. Mandò Mosè, suo servo, e Aronne, che si era scelto. Misero in atto contro di loro i suoi segni e i suoi prodigi nella terra di Cam. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro, dice il Signore. Sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
In quel tempo Gesù disse: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, come dice il Papa, buonasera, no? Lo imitiamo nel migliore dei modi. Ma queste letture che sono state proclamate, con l'aiuto dello Spirito Santo, possiamo davvero tenerle dentro di noi per capire alcuni aspetti della vita cristiana. Un primo aspetto è quando Dio appare a Mosè e lo manda per tirar fuori dalla schiavitù il popolo di Israele, si rivela come il Dio dei padri, il Dio che ha sempre accompagnato Israele. E non so se avete fatto caso, in un passaggio proprio Mosè dice, no? Ecco, io vado dagli israeliti e dico loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi, e mi diranno: qual è il suo nome? Per quanto mi riguarda spiritualmente, voglio anche comunicarlo a ciascuno di voi questa sera, io mi sono fatto la domanda: ma perché Mosè vuole sapere il nome? Il nome indica una relazione personale, familiare. No, in genere quando noi incontriamo le persone, diciamo, con cui abbiamo una relazione familiare, sappiamo il loro nome e li chiamiamo per nome. Anche l'arcangelo Gabriele disse a Maria: Maria, non temere. Ce la chiamò per nome. Quindi la relazione personale. Però qui c'è un altro aspetto che non ci deve sfuggire. Mosè, ecco, nella tradizione semitica, dicendo, chiedendo il nome, quasi quasi vuole mettersi, come dire, no, in una relazione un po' particolare e forse nei confronti di Dio un pochino difficile, perché pronunciare il nome significa, nella loro mentalità, significava possedere la persona. Ecco perché la risposta di Dio è molto forte. Tu dirai: io sono, mi ha mandato. Cioè colui che vive, colui che è, che esiste da sempre, il creatore, il Dio che si è rivelato. Tu dirai: io sono, mi ha mandato. Quindi c'è anche un aspetto spirituale che non ci deve sfuggire e che è collegato anche col Vangelo di questa sera. Quando ti metti davanti a Dio, devi avere un atteggiamento di umiltà. Gesù nel Vangelo cosa ha detto? Imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Ma che cosa vuol dire allora essere miti, umili di cuore?
potrebbe dire, dice, ma forse questo è il carattere, no? È un carattere che alcuni ce l'hanno, altri no. Alcuni sono miti, altri sono iracondi, per esempio, non gli puoi dire niente, non gli puoi chiedere niente che subito scattano, per esempio. Ma è una questione di carattere? No, io penso che non è una questione di carattere. Gesù qui indica una scelta. La scelta di essere mite e umile di cuore. Cioè significa una persona che sa ascoltare, una persona che sa costruire, una persona che, come dire, aspetta il suo momento per poter parlare, relazionarsi, fare le cose, eccetera. Cioè una persona che non si impone, no, diremmo noi. E che vuol dire essere umili di cuore? Vuol dire una persona che è capace di relazionarsi sapendo che è di fronte a Dio. Quindi portare rispetto. Sapere di fronte a chi mi trovo. E essere umili di cuore significa anche stare, per esempio, dalla parte dei semplici, degli ultimi. No, quando ero bambino mi ricordo che mi raccontavano alcuni, no? Fattela con quelli, lo traduco in italiano, fattela con quelli meglio di te che pagano le spese, no? Così si diceva, l'ho tradotto insomma in italiano, quasi a dire no, non fartela con le persone semplici, non stare con loro, non avrai nulla. Ma invece la scelta di Gesù è proprio questa, stare con le persone semplici. E allora, in che senso queste letture possono aiutarci a capire anche la Vergine Maria? Voi sapete che domani ricorreranno i 770 anni dallo scapolare, il 16 luglio 1251, 16 luglio 2021, 770 anni dallo scapolare. Che cos'è questo scapolare di Maria? Simone Stock, no, che riceve questa rivelazione, incontra, no, in una visione Maria. Ecco, lo scapolare significa proprio questa relazione con Dio. Una relazione familiare, la prima lettura. Ma anche una relazione segnata dall'essere mite e umile di cuore. Sempre Maria indica Gesù come via. D'altronde, come viene manifestata, no, questa immagine di Maria del Monte Carmelo, vedete, c'ha sempre il bambino, quindi, come dire, ecco, l'atteggiamento di Maria è sempre quello di indicare Gesù Cristo. Allora capiamo bene che l'atteggiamento che ci chiede la Vergine Maria è quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo: il mio giogo non è pesante, dice Gesù. A cosa si sta riferendo il Signore? Probabilmente, penso di sì, si riferisce proprio alle beatitudini. Alle beatitudini. Ricordate, no? Le beatitudini. E quindi, ecco, chi vive la relazione con Dio in modo mite e umile di cuore, allora è capace di mettere in atto le beatitudini. Ecco, chiediamo veramente questa sera allo Spirito Santo, per intercessione della Beata Vergine Maria, di essere anche noi capaci di, col suo aiuto, di salire sul monte,
Domani riprenderemo quello che sto per dire. Elia che sale sul Monte Carmelo e proprio lì incontra il Signore. Perché? Perché avviene quel grande prodigio, no? Del sacrificio, eccetera. E lì proprio si dimostra Dio, si rivela Dio, no? Ecco, davvero chiediamo questa grazia allo Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle carissimi, l'Immacolata Presenza di Maria viene a prendere posto al nostro fianco per difenderci dal nemico dell'anima. Con lei e per mezzo di lei facciamo salire a Cristo la nostra preghiera. Ripetiamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché tutti gli uomini si riconoscono in Cristo, figlio dell'unico Padre, e giungono a più alta conoscenza di Dio, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché tutti i battezzati riscoprano il valore della loro incorporazione nel Cristo e vivano gli impegni che ne derivano, come Maria visse il suo fiat, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché tutti noi cresciamo ogni giorno nell'amore di Dio e dei fratelli, fuggendo il peccato e operando il bene, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché l'osservanza dei precetti di Dio renda possibile in noi l'inabitazione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché vivendo in grazia per l'intercessione di Maria possiamo gustare fino a questa vita i beni del Regno di Dio, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché non ci rendiamo mai indegni con il peccato del titolo di figli dilettissimi di Maria, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Liberaci, o Signore, da tutti i mali passati, presenti e futuri, e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, dà pace ai nostri giorni, così che per la tua misericordia possiamo essere sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, per i meriti di Gesù Cristo nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Pregate, fratelli e sorelle, affinché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, l'offerta che ti presentiamo nella solenne memoria della Beata Vergine Maria, perché imitando la sua carità nel tuo servizio possiamo unirci intimamente all'opera della redenzione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie e bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella solennità della Vergine Maria, Madre del Carmelo. Umile ancella, accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore, mirabilmente unita al mistero della Redenzione. Perseverò con gli Apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo. Madre spirituale di tutti gli uomini, veglia con amore sulla moltitudine dei figli e risplende segno di consolazione e di sicura speranza sul nostro cammino verso il monte della sua gloria. In lei, come una perfetta immagine, noi vediamo realizzato quello che desideriamo e speriamo d'essere nella Chiesa. Per questo dono della tua benevolenza, unita agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Filippo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che dite ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Con un inchino scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio.
colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla mensa, ma di soltanto la parola e di Dio sarò salvato. Dal tuo cuore nasce giovane per perdono.
Preghiamo. O Dio nostro Padre, la comunione col prezioso corpo e sangue del tuo Figlio, dono mirabile del tuo amore, fortifichi e renda fedeli imitatori delle virtù della Beata Vergine Maria, coloro che si sono consacrati al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Ecco, prima della preghiera finale e della benedizione, ho la gioia di leggervi quella che è la nomina del nuovo priore della nostra confraternita, proprio alla vigilia liturgica di quella che è la solennità della Vergine Santa del Monte Carmelo. Ecco, il nuovo priore eletto nel mese scorso ha avuto oggi quella che è la bolla di nomina con la quale, ecco, può iniziare quello che è il suo mandato, il suo servizio, ecco, nella confraternita del Carmine. Vi do lettura della bolla di nomina. Filippo Santoro, per grazia di Dio e della sede apostolica, arcivescovo metropolita di Taranto, il 6 gennaio 2021 concludeva il suo pellegrinaggio terreno il signor Massafra Pietro, priore e legale rappresentante dell'arciconfraternita del Carmine in Martina Franca. Visto l'esito dell'assemblea elettiva straordinaria svoltasi il 13 giugno 2021, a norma dello Statuto Diocesano delle Confraternite, con deroga dell'Arcivescovo dell'articolo 115 e secondo le legittime consuetudini dell'Arcidiocesi di Taranto, a norma del canone 317,1 del Codice del Diritto Canonico e dell'articolo 59 dello Statuto Diocesano delle Confraternite, con il presente decreto, a norma dell'articolo 58 dello Statuto Diocesano delle Confraternite, nomino fino al 31 dicembre 2025 il signor Pasquale Massafra, priore dell'Arciconfraternita del Carmine in Martina Franca. Nell'assumere l'ufficio di priore e legale rappresentante del Pio Sodalizio, emetterai pubblicamente la professione di fede e il giuramento di obbedienza alla legittima autorità della Chiesa, di curare l'osservanza dello Statuto Diocesano delle Confraternite e a norma del canone 1283,1 del Codice di Diritto Canonico, di amministrare i beni ecclesiastici con cura e fedeltà come buon padre di famiglia. Ecco, facciamo un applauso allora al nuovo priore. Che da priore eletto oggi ufficialmente è il nuovo priore, e quindi veramente ringraziamo la Madonna per questo cammino che giunge al suo compimento, e poi sarà espletato quello che è l'atto del giuramento e dell'obbedienza dinanzi al nostro vicario generale mercoledì prossimo 22 di luglio. Ma già da oggi, ecco, a tutti gli effetti Pasquale Massafra è il nostro priore. Bene. Adesso preghiamo insieme con la preghiera che vi è stata data e vi è stata distribuita. Sì. Viviamo anche l'indulgenza plenaria che comincia già da questa sera. Come sapete, il cosiddetto perdono del Carmelo. Possiamo ottenere l'indulgenza plenaria per una persona, le solite condizioni, anche defunta, oppure per noi stessi, chiedere alle solite condizioni, la professione di fede, Pater, Ave, Gloria, pregare secondo le intenzioni del Sommo Pontefice e poi confessarsi e comunicarsi entro i 15 giorni. Forse conviene che facciamo insieme la professione di fede, no? Così possiamo già da stasera lucrare prima della preghiera alla Vergine Maria. Credo in un solo Dio.
Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Leggiamo insieme. Fiore del Carmelo, vita e fiorente, luce del cielo, sei tu soltanto Vergine Madre, o Madre invita intemerata, ai figli tuoi si propizia, stella del mare. Ceppo di esse che doni il fiore, a noi concedi di rimanere con te per sempre. Giglio sbocciato tra acute spine, conserva pura i nostri cuori e dona aiuto. Forte alma dura, là dove in furia la dura lotta, offri a difesa lo scapolare, per noi scelgerti tu sei la guida, a noi provati concedi ogni consolazione. O dolce Madre, Signora nostra, colma del gaudio di cui sei piena i tuoi figli, o chiave e porta del paradiso, fa che giungiamo dove di gloria sei coronata. Amen. Prima della solenne benedizione, un invito. Uscendo da qui, proprio per il Vangelo che abbiamo ascoltato, portiamo un sorriso alle persone che incontriamo. Così magari ci chiederanno: ma dove sei stato? A messa. Portare un sorriso, mi raccomando, perché certe volte usciamo dalla chiesa così come siamo entrati. Magari siamo entrati tristi e ne usciamo tristi. Invece
portare la testimonianza di un sorriso alle persone che incontriamo, di un saluto, anche se dobbiamo stare attenti, però di un saluto con un sorriso, ecco, se possibile, oppure usiamo le mani se non possiamo abbassare la mascherina, come dire, no? Abbiamo tanti modi per dimostrare questa vicinanza. E adesso la santa benedizione. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre in ogni luogo per intercessione di Maria Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa di Maria Santissima del Monte Carmelo, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Portate a tutti la gioia del Signore, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ecco, prima del canto finale volevo soltanto ricordarvi che alle ore 22:15 ci sarà la veglia di adorazione di Mariana in preparazione a quella che è la festa liturgica di domani, e poi domani alle ore 12 ci sarà quella che è la supplica in onore della Vergine Santa Regina del Coro del Carmelo, trasmessa direttamente in diretta su Teletrullo.